siamo qui con il coordinamento del Movimento Zeitgeist Italia e con finalmente il professor Davide Lovat. Buonasera professor Lovat, come sta? Buonasera a voi, grazie per l'invito, sto bene, grazie. Grazie a lei, è un piacere enorme averla qui con noi, anche perché parleremo di tante cose, ritoccheremo il tema della globalizzazione, come le avevo scritto, noi abbiamo fatto un evento al quale avremmo avuto l'onore di averla presente, anche a quell'evento sulla globalizzazione, era appunto per ricordare il ventennio dal G8 di Genova e parlare poi della globalizzazione in generale, e ne approfitteremo però stasera, avendola qui con noi, appunto di allargare un pochino la riflessione appunto dalla globalizzazione a tutto il resto, tutto ciò che ne deriva. Lei è docente, laureato in scienze politiche con indirizzo storico, specializzato in filosofia del diritto. Vuole aggiungere qualcosa oppure va bene così per presentarla? Per pudore, essendo anche laureato in teologia, non mi definisco teologo perché teologo è Tommaso d'Aquino, Sant'Agostino, San Giovanni. Io sono solo anche docente di teologia, però preferisco la qualifica di politologo perché è quella su cui maggiormente studio e divulgo. O meglio, comincerei con le domande, se lei è d'accordo, professor Lovat. Sono pronto, a vostra disposizione. Allora, appunto, toccando il tema dei diritti, nel nostro ordinamento giuridico sono previste alcune deroghe ai diritti umani fondamentali, quali il diritto all'uguaglianza davanti alla legge, il diritto alla libertà di movimento, di pensiero, di espressione, di coscienza e così via, o si tratta di diritti sempre e comunque inalienabili? Ecco, cominciamo subito a bomba con la domanda forse più importante. Beh, allora, la premessa da fare è che se ci poniamo questa domanda è perché abbiamo visto come in questo periodo di emergenza, di stato di emergenza su cui dobbiamo appunto parlare, quelli che consideravamo come dei diritti intangibili sono stati invece ripetutamente violati in maniera palese. Addirittura stiamo discutendo sul fatto che lo stato di diritto è in grandissima crisi, poi ci torneremo, perché sono stati commessi apertamente anche degli abusi. Dobbiamo cercare di inquadrare la situazione. Allora, la nostra Costituzione, la Costituzione della Repubblica Italiana, è stata scritta alla fine del regime fascista e proprio in funzione antitotalitaria. Gli articoli che seguono i principi fondamentali, cioè dopo i primi 12 principi fondamentali, dal 13 in poi ci sono i diritti e i doveri dei cittadini e si comincia proprio con un elenco di diritti che sono stati concepiti proprio in aperta confutazione del sistema totalitario del fascismo. Uno per uno indicano ciò che il fascismo aveva calpestato e i costituenti, nei lavori del 46 alla fine del 47, hanno voluto proprio precisare come questi diritti dovevano essere intangibili in una democrazia. L'unico caso previsto dalla Costituzione in maniera esplicita per la sospensione dei diritti è quello dello stato di guerra, in qualche maniera regolamentato dall'articolo 78, quindi siamo già nella seconda parte. Lo stato d'emergenza previsto per ragioni di sicurezza e sanità in alcuni articoli non era mai stato regolamentato in maniera precisa. Si è cominciato nel 92, ci sono state poi ulteriori integrazioni legislative per appunto andare a regolamentare, soprattutto in materia di protezione civile, gli stati d'emergenza. Ora, nello spirito della Costituzione, perché è chiaro che le Costituzioni non possono essere dettagliate andando a regolamentare ogni singolo caso, dettano delle linee di principio che poi con la legge ordinaria vengono precisate. Lo spirito della Costituzione era quello di prevedere degli stati di emergenza ovviamente brevi, tanto che quando recentemente era stato regolamentato in maniera più precisa lo stato d'emergenza era stato specificato che avrebbe dovuto durare 12 mesi, prorogabili al massimo per altri 12.
e quindi avrebbe dovuto essere finito qualche giorno fa, con la fine di gennaio. Invece sappiamo che anche questa cosa è stata violata, perché già si va fino a fine marzo. Poi probabilmente prenderanno la decisione di sospendere lo stato d'emergenza, salvo poi pensare di rimetterlo più avanti, perché a questo punto non possiamo più fidarci, in quanto durante tutto questo periodo di emergenza, prima col governo Conte bis e poi col governo Draghi, abbiamo assistito a uno stravolgimento della gerarchia delle fonti. Addirittura nel governo Conte abbiamo visto usare uno strumento amministrativo, un regolamento amministrativo interno al governo, come il DPCM, per fare la funzione della decretazione d'urgenza. Almeno col governo Draghi c'è stata la decenza di usare il decreto legge, anche se con la modalità ormai inflazionata e contro lo spirito della Costituzione, di usare il decreto legge per bypassare il Parlamento e di fatto usare il Parlamento solo come organo di ratifica di un'azione legislativa che passa nelle mani del governo. Va ricordato agli spettatori, perché non tutti magari hanno sotto mano il diritto costituzionale, che in una democrazia moderna è prevista la tripartizione dei poteri. Il potere legislativo spetta al Parlamento, il potere esecutivo al governo, il potere giudiziario e di controllo anche alle magistrature. Ed è qui il grande problema. Beh, il primo grande problema è la riduzione del Parlamento a strumento consultivo e organo di ratifica. Di fatto il governo ha avocato a sé, oltre al potere esecutivo che gli spetta, anche il potere legislativo. Ma il potere giudiziario, oppure di controllo, è venuto clamorosamente meno. Sono state emanate norme in palese violazione di quelli che sono i diritti intangibili. Non stiamo qui per ragioni di tempo a elencarli uno per uno, tanto siamo cittadini consapevoli, li sappiamo i diversi casi. Non è mai intervenuta né la Corte Costituzionale direttamente, né alcun politico ha sollevato l'eccezione di costituzionalità, né magistrati sono intervenuti per cercare di mettere un freno alla decretazione, non solo d'urgenza abusata, ma spesso contro i limiti costituzionali. Per cui io, per scherzare, però comincio a pensare che non sia uno scherzo, ho detto: se in questa situazione il governatore, chiamiamolo così, il presidente del Consiglio, signor Mario Draghi, decidesse che per far finire la pandemia di Covid è necessario fare i sacrifici umani dei Novax, chi lo frena? Cioè, è evidente che la mia è un'iperbole, ma abbiamo assistito a tali e tante violazioni di quelli che erano limiti considerati fino a ieri invalicabili, che oggi è anche difficile pensare a poter andare avanti in futuro senza mettere mano alla Costituzione in maniera seria, cioè passare attraverso una nuova fase costituente che possa salvare la democrazia, che è stata duramente ridotta a una tecnocrazia. Di fatto in Italia la transizione da democrazia a tecnocrazia nella prassi è già avvenuta. Stavo solo a specificare che cosa? Che alla domanda "sono sempre intangibili?" lo credevamo. Abbiamo visto che purtroppo, stiracchiando al massimo, arrivando anche ad andare oltre quello che era lo spirito per cui era previsto lo stato d'emergenza per problemi di sicurezza e sanità, oggi non possiamo più parlare di diritti intangibili e siamo in una situazione che sono stati tranquillamente violati come nel periodo fascista. Mutatis mutandis, ovviamente. Aggiungerei un'altra cosa: ci sono Certo. anche i bambini. I bambini sono soggetti per i quali è dimostrato, da tutte le prove scientifiche finora esibite dalla comunità internazionale, che non corrono gravi rischi per il Covid. I rischi connessi alla vaccinazione sono statisticamente pari, se non addirittura maggiori, rispetto al fatto che prendano il virus e questo abbia uno sviluppo letale. Di conseguenza, anche sottoporre, come c'è la volontà, ho sentito Locatelli del Comitato Tecnico Scientifico dire che siamo in fase di approvazione della procedura vaccinale dagli 0 ai 5 anni, sottoporre i bambini piccoli a una vaccinazione non ha lo scopo di proteggerli,
e non ha nemmeno la logica di tutelare chi? Le persone anziane e malate. Ma obiettivamente una società deve pensare al benessere dei bambini. E attenzione, il principio per cui è giusto sacrificare la singola persona per il bene collettivo deve avere delle ragioni scientifiche ben dimostrate, perché è un limite questo proprio della filosofia del diritto, invalicabile. La dignità della persona umana non può mai essere sottomessa al punto tale da sacrificarla. Ci sono dei limiti sui quali, vedete, sono questioni importanti che vanno molto al di là della norma, cioè del diritto positivo. Qui andiamo proprio sui fondamenti della civiltà giuridica e sul senso che vogliamo dare al patto sociale. È proprio così, purtroppo. Passerei alla domanda successiva. In democrazia, come si regge l'equilibrio tra le maggioranze e le minoranze nella popolazione in termini di diritto? Questa è una cosa che a me sta molto a cuore, perché mi sono accorto che negli ultimi anni una buona parte della popolazione ha perso di vista il significato di repubblica prima ancora che di democrazia. Bisogna capire il concetto di repubblica per rispondere a questa domanda. Res publica vuol dire che c'è una dimensione di patrimonio che è di tutti i cittadini. C'è la res privata, è ciò che ciascuno possiede e di cui può disporre, e poi c'è un patrimonio che non è dello Stato, ma è di tutti i cittadini, perché lo Stato è l'insieme delle istituzioni che i cittadini sovrani si danno per governare la res pubblica. Se si capisce questo, si può capire anche che in democrazia la maggioranza non può mai escludere dai diritti di godimento della res pubblica una minoranza di cittadini. La vittoria elettorale non conferisce un potere dittatoriale della maggioranza sulla minoranza, ma conferisce un potere di indirizzo secondo quella che vuole essere la gestione, secondo un tipo di visione del mondo piuttosto che un altro, ma fermi restando i diritti inalienabili, almeno fino a ieri, delle singole persone che non possono essere escluse dal godimento della Repubblica, non possono essere emarginate, non possono essere considerate dei cittadini di serie B. È inutile che andiamo a fare la lezioncina su ogni singolo articolo dei principi fondamentali, il 2, il 3, eccetera. Però sarebbe opportuno che i cittadini che vogliono esercitare la cittadinanza in maniera consapevole si dessero la pena di fare qualche lettura in materia per capire che chi vince le elezioni non ha, per esempio, almeno dal punto di vista della deontologia costituzionale, il diritto di cambiare la Costituzione. Per cambiare la Costituzione o per introdurre norme che di fatto cambiano l'impianto legislativo sui principi fondamentali, è necessario passare per una fase costituente. Non si può pensare di riformare la Costituzione, magari nella prassi, attraverso maggioranze raccolte in Parlamento diverse da quelle scaturite dalle urne. Perché noi abbiamo visto anche in questi ultimi anni tentativi di far passare delle norme che in campagna elettorale non erano nemmeno state prese in considerazione attraverso maggioranze formatesi in Parlamento e non scaturite dalle urne. Se da un punto di vista tecnico è legittimo, non lo è dal punto di vista morale. E i costituenti, quando concepirono l'impianto istituzionale, avevano sempre pensato a un codice d'onore. Erano persone oneste che venivano fuori da un periodo di dittatura. Non pensavano che qualcuno potesse cercare nei meandri e nelle eventuali mancanze del dettato costituzionale il sistema per arrivare di fatto a trasformare la maggioranza in un sistema di dominio che faccia venir meno il rispetto sempre necessario in democrazia delle minoranze. E si cita spesso quella frase con diverse attribuzioni: odio ciò che pensi, ma sono disposto a battermi perché tu possa sempre esprimerlo. Per analogia vale anche: anche se mi dai fastidio, anche se sei l'opposto di quello che penso io, anche se la tua visione del mondo è diametralmente diversa rispetto alla mia,
io, in quanto tuo concittadino, e siccome siamo d'accordo sui principi fondamentali che sono quelli della Costituzione, ho il dovere di difenderti affinché la tua dignità non venga mai soppressa. Questa cosa da molti non è capita, è per questo che ne parlo con questo fervore, perché mi rendo conto che c'è chi pensa la maggioranza è stata determinata, la maggioranza decide qualsiasi cosa. Non è così in democrazia. Il tiranno classico della politologia, del pensiero politico, non è solo una persona. Può diventare tirannico anche un governo eletto democraticamente, oppure formatosi secondo le regole vigenti in una democrazia, ma che poi esercita il potere in una maniera che non è democratica. Quello che noi stiamo vedendo, soprattutto col governo Draghi, è l'esercizio di un potere che ha molto di tirannico. Bisogna anche ricordarsi che verso i giovani è particolarmente vigliacco. Perché? Perché uno che ha magari 50 anni o più sa che 5 anni sono una parte, un decimo della sua vita, forse meno, e per cui dice: posso aspettare che passi la tempesta. Per un ragazzo di 13-14 anni, 5 anni sono metà della vita o poco meno. Non ce la fa a pensare passerà in 5 anni, perché nel frattempo gli va via l'adolescenza. Per cui è disposto a compromettersi per fare una cosa che normalmente magari non farebbe. Vedere i ragazzi che non possono fare sport, per esempio, per me è una violenza veramente gravissima, una cosa che io non riesco ad accettare. Perfetto, grazie mille. Mi inserisco io invece e provo a fare un link con la nostra precedente intervista, che era un approfondimento sul G8 di Genova, i 20 anni dal G8 di Genova, e quindi ricordandoci un po' quello che accadde all'epoca. In quel periodo una moltitudine di movimenti alterglobalisti stavano cercando di mettere in guardia la popolazione e stavano manifestando il proprio dissenso rispetto al tipo di globalizzazione che si stava andando a delineare. Quanto di ciò che temevano si è realizzato? Allora, lì bisogna un po' contestualizzare. Allora, se noi riusciamo a fare uno sforzo di memoria e tornare indietro a quei 20 anni, ci ricordiamo che in Italia c'era il potere il centrodestra con Berlusconi, in Francia il centrodestra con Jacques Chirac, in generale in Europa e negli Stati Uniti in quel momento c'era Bush Junior, in Europa la maggioranza dei governi era di centrodestra, in quel momento i movimenti altermondialisti erano quasi tutti di sinistra o addirittura di sinistra estrema. Contestavano con argomenti ancora da lotta di classe l'imporsi del capitale in maniera violenta sulla vita sociale. Effettivamente la visione non era sbagliata da questo punto di vista. Una riflessione però va fatta sul clamoroso cambiamento che ha avuto la sinistra negli anni successivi, perché oggi, se ci si pensa, è più facile trovare la contestazione al mondialismo nei partiti sovranisti di destra che non nella sinistra, la quale invece ha riscoperto l'internazionalismo di prima, non parla più di lotta di classe, quello lo fa solo chi è rimasto comunista come per esempio Rizzo, sposando una visione di tipo materialista e consumista tipica del 68, quella che denunciavano Pasolini o il grande filosofo cattolico Augusto Del Noce, in una visione materialista, atea, consumista e internazionalista, si sono buttati a pesce nelle braccia del capitalismo di Stato, il modello cinese, che oggi sta venendo proposto anche dalla grande finanza apolide che sostiene il World Economic Forum di Davos e non solo. Allora, alla domanda diretta, cosa c'era di indovinato? Io direi parecchio. Il rischio di vedere le sovranità nazionali, la tutela delle classi più deboli e quindi di fatto anche l'esercizio della democrazia, vederli a rischio era una visione che condividevo e condivido tuttora. Il fatto che poi quella che era una battaglia di sinistra sia diventata una battaglia di chi non è più né di destra né di sinistra come il sottoscritto
sta a significare che quando ci si spoglia dell'ideologia si vedono le cose meglio. Ecco, questa è una mia convinzione, forse presuntuosa, non essendo io aderente né alla destra sovranista né alla sinistra mondialista, vedo oggi nella mondializzazione ideologica qualcosa di estremamente pericoloso, e la transizione verso la tecnocrazia di cui abbiamo parlato poc'anzi fa parte di questa cosa qui. E i diritti dei lavoratori, i diritti degli ultimi, voglio ricordare, parentesi, visto che sono anche teologo, ve lo dico molto sottovoce, che la nostra civiltà si fonda su quel beati gli ultimi, pronunciato nel discorso della montagna dal Cristo, dove per beati si intendeva degni del massimo onore sociale. Se noi centriamo il livello dei diritti sulla tutela dell'ultimo della classe, noi lo garantiamo a tutti quanti il rispetto. Se invece noi cominciamo di nuovo attraverso un modo diverso a fare una classe plutocratica, usiamo questa brutta parola, purtroppo tutte le battaglie sociali che sono state fatte anche con il grande contributo della sinistra vanno inevitabilmente ad essere perdute. E si va verso una società nella quale si diventa numeri, e se obbedienti si può continuare a vivere in società, se dissidenti, pur fondandosi su quei diritti che finora riconoscevamo come sacrosanti, si rischia di venire esclusi. Va poi considerato quello che è successo in questi 20 anni. L'Europa ha avuto una svolta chiaramente in senso mondialista, cioè se prima con Schengen ricorreva trentennale dalla firma del Trattato di Schengen, si parlava di rispetto delle sovranità dei singoli stati membri, oggi stiamo parlando chiaramente della direzione verso la costruzione di un unico Stato federale, e si vede come i paesi dell'Est siano fermamente contrari. I casi di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca sono solo i più eclatanti, però la direzione va sempre verso lo spostamento della sovranità verso un centro che è sempre più in alto, è sempre più distante dal popolo. Le decisioni sono state sottratte ai parlamenti per il 70% delle materie di loro competenza, sempre rimanendo nell'ambito europeo. E con il Trattato di Lisbona, che dal 2008 ha dato realizzazione all'Unione Europea, prima si parlava delle comunità europee, adesso si parla di Unione Europea, e con l'Unione Europea di fatto le decisioni, le norme, le direttive vengono promosse dalla Commissione. La Commissione non è un organo elettorale, è un organo a nomina. La gente non ha ancora la comprensione di questo. Io quando parlo nelle mie conferenze che faccio sulle istituzioni europee mi accorgo che mi guardano come un marziano quando gli spiego che il nostro Parlamento ha demandato le competenze attraverso i trattati alla Commissione europea, e il Parlamento europeo è un organo che compartecipe nel processo legislativo in Europa, ma non è il Parlamento europeo che fa le norme. L'impulso ce l'ha la Commissione, che è composta da un membro per ogni Stato ed è un membro nominato, non eletto. Non c'è una campagna elettorale. Cioè, per esempio, il patto tra cittadino e istituzione, il patto di rappresentanza nell'Unione Europea è palesemente violato. Nel frattempo, con l'introduzione della moneta virtuale, dei mercati online, abbiamo visto come l'economia sia profondamente cambiata, e mentre le informazioni che hanno gli operatori o i grandi fondi di investimento sono fresche, precise, profonde, la massa degli investitori è chiamata parco buoi, perché riceve le informazioni di quarta mano e sempre in ritardo rispetto al momento in cui servirebbero. I mass media sono diventati molto omologati al potere. Perché? Perché i sistemi tradizionali di comunicazione sono andati in default, in fallimento dal punto di vista economico, e hanno avuto bisogno, perché? Perché la concorrenza della gratuità online li ha messi in grande crisi, e quindi per sopravvivere hanno bisogno del finanziamento di Stato. Ma qui in Veneto, da dove vi parlo, si usa il proverbio: neanche il can muove la coda per niente, cioè si capisce, no? Neanche il cane muove la coda per niente. Per cui
ti danno i soldi per stare in piedi a giornali e televisioni, in cambio vogliono un'informazione come vuole il padrone. L'informazione libera è molto rara e tante volte viene tacciata di complottismo per il semplice fatto che canta fuori dal coro. Abbiamo visto restringersi enormemente in questo ambito la libertà di espressione. Sono tutte cose che erano paventate nel G7 di Genova quella volta dai manifestanti e che poi purtroppo si sono prontamente realizzate. Quindi meno libertà economica, meno libertà politica, meno libertà di informazione. E oggi stiamo vedendo addirittura la transizione da democrazia a tecnocrazia, sulla quale penso torneremo anche tra poco. Allora, tornando al presente e a problemi attuali, può il Green Pass o l'identità digitale essere preludio ad un tipo di globalizzazione legata al credito sociale e quindi ad una sorta di diritti umani concessi solo a determinate categorie di persone o più semplicemente solo a chi è gradito al potere? Beh, questo è proprio il punto essenziale su cui fare chiarezza. Può, sì, anzi, il Green Pass è proprio lo strumento per fare questo passaggio. Il passaggio consiste, per spiegarlo bene a tutti quanti, nel trasformare la democrazia, che è la società fondata sulla responsabilità dei cittadini sovrani e quindi su delle libertà che vengono riconosciute dalle istituzioni, a una società del controllo da parte dello Stato su dei cittadini che sono consumatori sudditi e quindi non più delle libertà e dei diritti che sono innati e riconosciuti, ma sono viceversa concessi, ottriati, per usare il termine proprio della filosofia del diritto. Vi rendete conto della clamorosa differenza fra i due modelli? In uno la persona è riconosciuta come titolare di diritti a prescindere dallo Stato, nell'altro i diritti appartengono allo Stato ed è lo Stato che decide se tu ne puoi godere oppure no, in base a dei parametri economici, sanitari o quant'altro. Diventeranno poi eventualmente anche di tipo sociale, ideologico. Tra l'altro, a monte di questo c'è una visione del diritto che non è fondata sulla verità di natura, sulla quale si può trovare un punto di incontro, magari faticosamente, sia anche tra credenti e non credenti, ma sulla volontà di chi governa. È la differenza fra jus naturalismo e jus volontarismo o positivismo, no? Il positivismo giuridico di fatto ha nella volontà del legislatore l'ultima istanza. Voi capite bene che anche se diciamo che lo Stato emana le leggi, poi in realtà sono le persone che comandano all'interno dello Stato. Un gruppo di potere ben organizzato e fortemente ideologizzato può arrivare ad imporre, torno a dire come prima, perfino i sacrifici umani, per assurdo, perché nel momento in cui non c'è più un concetto di giustizia oggettivo che sta a monte della legislazione positiva e solo la volontà del legislatore diventa il criterio per rendere anche legittime le norme, ecco che andiamo a esporci a un rischio di tirannia di fatto che ha nel Green Pass il grimaldello. Cioè nel momento in cui io riconosco che si possa utilizzare un sistema premiale, uno strumento che premi chi si adegua a determinate disposizioni e che solo in base a questo lui possa godere di determinati diritti, io ho aperto la strada alla transizione politica e non siamo più in democrazia a quel punto lì, perché devo dire, non è più il demos, non è più il popolo che comanda, ma andiamo in una tecnocrazia, cioè chi ha il potere decide lui. E chi avrà il potere? Le persone gradite a chi comanda veramente, che, tornando ancora un altro proverbio veneto, in francese dice c'est l'argent qui fait la guerre, qui da noi si dice l'articolo quinto, chi riesce ha vinto. Purtroppo va a finire che le persone ricche e che hanno interesse a trattare i governi come dei consigli d'amministrazione riusciranno a influenzare attraverso la pressione sulle banche centrali, attraverso l'influenza diretta, attraverso anche la corruzione, perché fa parte del mondo,
riusciranno a influenzare la politica con pochi punti di riferimento, comandando su masse vastissime. Ultima cosa che dico, io ho avuto il Covid in forma molto pesante, sono stato 20 giorni intubato e ho fatto 40 giorni di ospedale. Sono guarito, per fortuna, grazie ai medici senz'altro, ma grazie anche alla mia tempra, perché mio vicino di letto ha avuto queste cure, purtroppo non ce l'ha fatta, aveva 2 anni meno di me. Io in questo momento avrei diritto al Green Pass, Super Green Pass, come Super Mega Fanta Green Pass. Io lo rifiuto, io mi rifiuto di adoperarlo. Sto vivendo come se fosse un Novax. Io che non sono un Novax, io sto vivendo come se fosse un Novax, perché riconoscere la validità del Green Pass significa permettere che si vada a sostanziare nella prassi qualcosa che è pericolosissimo. Nel definire i criteri in base ai quali si sono formati gli stati nazionali, si è tenuto conto del diritto all'autodeterminazione dei popoli, in particolare in Europa e in Italia? In caso contrario, quali altre forme di governo si potrebbero delineare per favorire la suddetta autodeterminazione? E più in generale, in base a criteri legati ai diritti umani inalienabili? Questa è la domanda. Allora, per rispondere a tutto, perché è una domanda molto densa, per rispondere a tutto devo cercare di andare in ordine, fare un po' anche di storia nel passaggio e vedere le varie fasi in cui gli stati moderni si sono formati, perché non è un processo univoco e tutto in un attimo. Diciamo così, lo stato moderno si origina in Europa in seguito alle guerre di religione seguite allo scisma protestante, che dopo 100 anni di conflitti e in particolar modo dopo la guerra dei 30 anni culminano nella pace di Vestfalia 1648-49, dove viene riconosciuto il principio che già esisteva da qualche decennio, cuius regio eius et religio, cioè a seconda di chi è il reggente, il re, il principe, il governante di un territorio, anche la religione di quel territorio deve essere quella, e dunque la popolazione che abita su quel territorio deve essere compatta, omogenea. Allora si parla della religione, che in quel momento era un problema particolarmente sentito, tanto da aver causato un secolo di guerre. Ci furono quindi anche degli spostamenti, delle migrazioni, un po' come è avvenuto tra India e Pakistan alla fine della guerra, quando l'India si è resa indipendente dall'impero britannico, e si è andati verso un processo di formazione che avesse un grado di omogeneità linguistica, culturale e religiosa piuttosto forte. Questa è la prima fase del processo di formazione degli stati, diciamo, moderni. C'è poi una seconda fase, che è quella delle rivoluzioni. Per esempio, l'emancipazione delle colonie americane dalla madrepatria britannica. Ecco, lì si comincia a parlare proprio di autodeterminazione dei popoli. L'origine è economica, però in realtà c'era una situazione che già da tempo andava avanti, per cui le 13 colonie, le 13 stati che in quel momento formavano le colonie d'America, ritennero doveroso e un loro diritto naturale potersi rendere indipendenti, perché il governo da lontano, dall'Europa, che loro avevano, non era più corrispondente alle loro esigenze pratiche e sociali. Avevano ormai un mondo differente che si stava sviluppando e ritenevano necessario, doveroso e giusto poter essere attori in prima persona, quindi autodeterminarsi. Pochi anni dopo c'è stata la rivoluzione francese, che ha avuto dei contenuti che sono di natura più filosofico-religiosa, quindi il tentativo di cambiare completamente il paradigma dell'umano. Ecco che prima ci sono state le guerre napoleoniche, a cui è seguita la restaurazione, e allora a quel punto abbiamo un 800 nel quale le forze illuministico-rivoluzionarie vanno a sobillare le rivoluzioni per arrivare alla formazione di nuovi stati che andassero a scalzare l'ancien regime, il regime restaurato dal congresso di Vienna. In questo periodo si formano la Germania e l'Italia. Ora, la Germania ha una sua omogeneità etnico-storico-linguistica
che affonda le radici nella storia dell'impero. Per quanto riguarda l'Italia non si può dire lo stesso. Lì una civiltà molto più antica era anche decisamente eterogenea. Però alle forze che stavano finanziando la formazione di entità politiche diverse da quelle in quel momento dominanti interessava eliminare i due elementi che avevano costituito il potere politico e fondato la civiltà nel periodo medievale, cioè trono e altare. Ecco che lo Stato della Chiesa, la Repubblica Cristiana di Venezia e l'Impero Asburgico, cattolici tutti e tre, andavano eliminati e sostituiti con uno Stato laico ispirato ai principi della Rivoluzione Francese. Nacque quindi l'Italia, che non si può dire essere un paese sorto sul principio dell'autodeterminazione dei popoli. Perché? Perché i finanziamenti sono venuti da Francia e soprattutto Inghilterra, in funzione anti-asburgica e antipapale e in piccolo anti-veneziana. Sono stati messi insieme genti che non avevano una storia unitaria, non l'avevano mai avuta. Perfino ai tempi dell'Impero Romano erano province ben distinte e governate separatamente. E non a caso Carlo D'Azeglio pronunciò la frase il 17 marzo del 1861: fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani, perché non esistevano in quel momento. Ci sono poi gli stati nati nel XX secolo, col processo di decolonizzazione. Allora, se noi guardiamo ad Africa e Asia, in gran parte non c'è autodeterminazione dei popoli, ma le decisioni di spartizione di tipo coloniale si sono perpetuate poi nel processo di emancipazione e di indipendenza, con tutti i conseguenti conflitti tribali che ancora perdurano e che ancora stanno, in particolar modo in Africa, a indebolire politicamente quei territori, quei popoli. Se noi guardiamo invece quello che è avvenuto con la disgregazione della Jugoslavia e dell'Unione Sovietica, ecco che è tornato ad applicarsi quel principio di autodeterminazione, seppure sotto l'egida stretta degli Stati Uniti d'America, che approfittavano dell'implosione dell'Unione Sovietica. È stato favorito il principio di autodeterminazione per dare a ogni popolo omogeneo il suo stato sovrano. La prospettiva va vista nell'ottica della globalizzazione, perché la globalizzazione è un fenomeno storico legato al progresso. Prima di essere un fatto politico, è un fatto legato al progresso umano. Cioè, noi vediamo come tutto il mondo ora è interconnesso. Noi possiamo fare queste videoconferenze stando chi in Calabria, chi in Veneto, chi in altri posti, ma potremmo farlo con una persona da Sydney, una da Toronto, una da Rio de Janeiro e una da Città del Capo, e lo possiamo fare parlando in diretta, per cui la comunicazione viaggia in tempo reale. Possiamo trasferire denaro con un clic. Io col mio cellulare posso fare un bonifico e comprare un oggetto che fisicamente è in America, mi viene spedito e mi arriva in 2 giorni. Cose impensabili. I viaggi in un giorno, poco più, 26 ore mi pare sia il viaggio più lungo per arrivare a Pitcairn, che è nell'Oceano Pacifico, io posso in un giorno arrivare in qualunque posto del mondo. Quando Marco Polo, per esempio, per viaggiare, andare in Cina e tornare, ci mise 20 anni. Questi cambiamenti, che permettono anche di trasferire il cibo avendo sempre le primizie in ogni momento dell'anno, anche fuori stagione, e quindi può cambiare l'alimentazione, cambiano i costumi. Questo cambia inevitabilmente la concezione che l'uomo ha di se stesso e il modo di vivere. Questo è inevitabile. Ed è inevitabile che incida anche sulle istituzioni. Governare questa globalizzazione, dove siamo tutti interconnessi, presenta due possibilità, a mio modesto avviso. Uno è quello desiderato dai globalisti, una semplificazione estrema che vada verso la funzionalità, per chi comanda ovviamente, che è la Repubblica Mondiale, o quantomeno l'unificazione dell'area più vasta possibile di territorio sotto un sistema economico che sia quello gradito a chi ha le chiavi del vapore. L'altro è quello di chi difende la democrazia, perché ovviamente il primo va verso la tecnocrazia, come abbiamo detto fino adesso,
è evidente che quello necessita di funzionari e non di politici rappresentanti del popolo. Chi vuole invece difendere la democrazia deve puntare, a mio giudizio, proprio al principio di autodeterminazione dei popoli e all'estensione del modello svizzero su scala continentale, cioè dare vita a forme nuove di confederazione che, nel rispetto dell'autonomia locale, permettano di risolvere i problemi macro su scala continentale, ma i problemi quotidiani delle persone che si svolgono in un raggio d'azione di tempo che ci vuole per andare al lavoro e tornare, o di prendere il treno per andare sul luogo di lavoro e tornare indietro, quindi 200-300 chilometri di raggio, 500 al massimo, quella deve essere la dimensione fisica, perché io ho i figli, se ho dei figli li mando a scuola vicino a casa, l'ufficio postale è vicino a casa, il negozio dove vado a fornirmi di cibo oppure a comprare la macchina al concessionario sono sempre vicino a casa, i servizi sono tutti vicino a casa, quindi le politiche che riguardano la vita quotidiana necessitano di una governance locale, quindi il local, no? A livello globale, macro, quindi la difesa, politiche macroeconomiche, magari le politiche monetarie, determinati interventi, beh, ovviamente la condivisione di elementi scientifici, della ricerca scientifica, che serve a progredire in maniera armonica tutti assieme. Questo va gestito a livello globale, il più possibile, mentre l'autonomia locale deve essere favorita il più possibile, col principio di sussidiarietà portato proprio fino al massimo possibile, deve essere gestito a livello locale. Questo per salvaguardare il legame tra il potere del popolo e i rappresentanti di questo potere. Quindi una democrazia semidiretta che oggi sarebbe quanto mai possibile grazie anche alla tecnologia, che ci favorirebbe moltissimo nell'esercizio di questo. È chiaro che le spinte da parte dei grandi capitali sono nella direzione opposta, sono quelle della transizione tecnocratica e della Repubblica Mondiale, o quantomeno che riguardi tutto l'Occidente, perché? Perché loro guardano l'aspetto utilitarista, pratico, che porti ulteriori guadagni e velocità decisionale come nei consigli di amministrazione delle holding. E viceversa, siccome ho già citato dei proverbi, dico un altro: il bene è nemico del meglio o il meglio è nemico del bene, a volte non serve avere fretta, e per garantire che sia beato l'ultimo, come si diceva prima, bisogna anche pensare che è più opportuno, forse sarebbe più opportuno, salvaguardare la misura d'uomo, e questo è garantito solo dalla possibilità di controllare da vicino chi esercita il potere e avere istituzioni democratiche. In democrazia anche tutte le rivendicazioni della sinistra no global di 20 anni fa possono trovare una nuova chiave di interpretazione. In una dimensione tecnocratica, purtroppo, ci saranno i privilegiati, ci saranno i funzionari e poi ci saranno inevitabilmente gli emarginati. Anche perché oggi le classi sono sparite, tutto si è trasformato in piccola borghesia, ma la piccola borghesia ci mette poco a retrocedere a livello di proletariato. Come non serve fargli esempi, insomma, è abbastanza facile da capire. Sì, grazie, grazie. Dalla sua risposta mi sarebbero scaturite una serie di altre domande, ma due cose proprio flash. Cioè, uno è perché appunto si faceva la distinzione tra il locale e il globale, no? Quindi c'è un famoso motto, no? Pensare localmente, cioè pensare globalmente, agire localmente. Ecco, e quindi come il professore la vedeva rispetto a questo pensiero. E poi riguardo invece all'uso della tecnologia, se potrebbe essere un valido sistema per mettere in pratica la democrazia l'uso di un sistema assembleare fatto con un criterio ben preciso e che dia quindi la possibilità ad ogni cittadino di potersi esprimere partendo dal piccolo per finire al grande. Allora, sono d'accordo sulla prima questione, quello ovviamente del pensare globale, agire locale. Alla fine è uno slogan che sintetizza quello che stavo dicendo sul modello alternativo alla Repubblica Mondiale Tecnocratica.
E anche la seconda questione posta come domanda, dico che il modello svizzero, che considera i diversi livelli, comune, cantone, federazione, addirittura in certi comuni c'è addirittura la parrocchia, perché lì ancora hanno i residui delle guerre di religione del 600, quando poi la 500-600, quando la Confederazione Elvetica si rafforzò, trovando una sintesi tra protestanti luterani, protestanti calvinisti e cattolici, quindi hanno ancora dei residui istituzionali, comprendono perfino le parrocchie nella partecipazione, ovviamente, delle questioni pratiche, non di quelle spirituali. Per cui la tecnologia favorirebbe molto, permetterebbe anche sistemi di voto estremamente sicuri, abbinandola al cartaceo assieme, no? Se io lo dico per scherzo, ma sarebbe da prendere in considerazione. Se io facessi il voto doppio, cioè il voto online, che però affinché non venga hackerato, rilascia una ricevuta da inserire nell'urna, ecco che avrei immediatamente la certezza del voto, talmente certa che impedirebbe i brogli, e potrebbe essere applicabile benissimo sia su una comunità di 500.000 persone, no? Quanto di uno di 500.000 persone o di 5 milioni di persone. È talmente facile, io mi sono consultato con dei programmatori che mi dicono sarebbe facilissimo farlo, ma talmente facile, talmente sicuro, che probabilmente non garba affatto a chi preferisce controllare il processo democratico e incanalarlo verso risultati predefiniti. Come tutte le cose, c'è l'onestà che permette di far sì che un sistema funzioni bene oppure funzioni in un'altra maniera. Tornando all'inizio, la nostra Costituzione andrebbe ancora bene se ne venisse rispettato lo spirito. Noi stiamo però vedendo che c'è chi va in cerca dei meandri, delle lacune, delle novità per piegarla alle proprie esigenze. Comunque sì, alla sua domanda dico, la vedo nel modo in cui lei ha proposto. Certo, il criterio, ecco, di votazione potrebbe essere una delle applicazioni, da quanto ho capito, non sono espertissimo, però sembra che anche la blockchain potrebbe essere un sistema per praticare anche un sistema di votazione, perché pare sia un mezzo assolutamente sicuro e controllabile da ogni utente, per cui sì, io credo che i criteri, ecco, ci dovrebbero essere per poter arrivare a questo. L'importanza in democrazia è fornire sempre ai titolari della sovranità, cioè ai cittadini, quel minimo di conoscenza dei sistemi utilizzati, affinché non ci sia paura di venire turlupinati, fregati, gabbati. Però lo si può raggiungere attraverso la scolarizzazione e attraverso l'informazione che si fa sempre in propaganda elettorale, no? Preoccuparsi soprattutto degli elettori più anziani, di dargli la dovuta informazione affinché si sentano sicuri di non venire raggirati, permetterebbe nel giro di pochi anni, visto che crescono le generazioni native digitali, permetterebbe di raggiungere un livello di sicurezza totale. Nemmeno io sono un esperto, ma me lo hanno fatto capire molto bene alcuni che invece esperti sono, e per cui quella potrebbe essere una strada da perseguire. Chiaro che ci sono fortissime resistenze. Mi viene da pensare che non abbiamo toccato il tema, però credo fondamentale, del problema, cioè il problema della delega, no? Però appunto, citando la Svizzera, già si capisce che si va idealmente più ad un sistema di democrazia diretta, quindi lì, ecco. Semidiretta, importante. Semidiretta. Vero. Prego, scusi. No, appunto, gliele faccio insieme, così almeno le sviluppa come preferisce. E poi un altro problema che a noi sta molto a cuore è quello legato proprio al sistema monetario, che adesso come adesso è ciò che realmente gestisce il potere. Ecco, quindi ciò che attribuisce potere è proprio la moneta, il denaro, ecco, oltre a una serie di altre cose, ma diciamo che il denaro è una delle strutture portanti del potere attualmente. E quindi come facciamo ad ovviare anche a questo problema per migliorare l'aspetto democratico? Ovviare al problema che
appunto il denaro corrompe, attribuisce eccessivo potere e lo concentra eccessivamente nelle mani di pochi, così per come è fatto adesso attualmente il sistema. Ecco, come facciamo insomma a gestire tutte queste criticità non indifferenti? Allora, la prima domanda, rispondo molto brevemente, è facile. La democrazia non può essere diretta perché ci sono materie che richiedono competenza che va al di sopra della formazione media del cittadino. Non è possibile avere una platea di cittadini tutti esperti di politica internazionale, di economia o di strategia militare o di sanità a seconda. Per cui ci sono materie che richiedono necessariamente la delega ad esperti. Poi uno mi può obiettare, guardi in Italia gli esperti che abbiamo in Parlamento, e questo è un altro paio di maniche. D'altro canto c'è chi ha fatto la propaganda dell'uno vale uno come Mao, e sappiamo come è andata a finire in Cina con la rivoluzione culturale, quando mandavano i medici a fare i contadini a fare i funzionari di partito. Purtroppo ognuno ha una dignità insopprimibile da un punto di vista morale, tutti hanno una dignità straordinaria, ma ciascuno ha le sue competenze. Per cui democrazia semidiretta, il più vicino possibile al cittadino, però sempre con il privilegio delle competenze, almeno in determinate materie. Per quanto riguarda invece la questione della corruttibilità dell'uomo, e quella ci dovremo convivere sempre, nel senso che purtroppo fa parte della natura umana, quella attraversa tutta la storia dell'umanità e ci sarà sempre. Semmai bisognerebbe fare in maniera che fosse più trasparente la gestione della politica monetaria, rimanendo una dimensione molto più pratica e meno filosofica. Perché in Europa, in particolar modo, con la creazione della BCE, che non è una banca centrale vera e propria, ma è una società privata con un consiglio di amministrazione che di fatto stabilisce quanta moneta emettere a seconda delle convenienze e determina di fatto l'orientamento della politica di uno Stato o dell'altro con la leva monetaria, qui siamo davanti a qualcosa che è estremamente poco etico, proprio da un punto di vista dell'etica economica. Per il problema della corruzione, purtroppo, se la mettiamo in ambito teologico, è l'eredità del peccato originale. Se la mettiamo in una dimensione più laica, purtroppo ogni essere umano mira a massimizzare i propri profitti, e c'è chi lo fa onestamente e chi è disposto a farlo anche disonestamente, e con questo dovremmo sempre fare i conti. San Paolo, parlando sì in ambito religioso, ma facendo una riflessione estremamente intelligente dal punto di vista pratico, diceva: le leggi sono fatte per i disonesti, perché gli onesti non avrebbero nemmeno bisogno delle leggi, in quanto si comportano onestamente già da soli. Purtroppo servono le leggi per garantire gli onesti dai disonesti. Perfino la legge esiste dal punto di vista positivo per garantire dalla disonestà. Senza disonesti non ci sarebbe bisogno della legge. Io chiudo dicendo che noi come soluzione, come Movimento Zeitgeist, come soluzione ovviamente non attuabile domani, ma come obiettivo a cui tendere, vorremmo riuscire a superare il sistema monetario, il denaro, l'acquisto, il possesso e tutti i problemi derivati da questo mezzo, grazie alla tecnologia, andando poi a rendere accessibile a chiunque beni e servizi senza il ricatto del salario, del lavoro, ma con un metodo, come facciamo a sintetizzare, stile open source, la gente con le sue competenze e le sue passioni crea il mondo e lo fa funzionare. Ovviamente non è una cosa... No, dovrebbe cambiare completamente il paradigma economico, cioè questa è una rivoluzione epocale che richiede anche un processo di formazione. È un'elaborazione che al momento è intelligente, ma al momento è ancora utopistica. Perché? Perché la mentalità largamente diffusa è impostata su un sistema, su un paradigma di funzionamento economico completamente diverso. Grazie professor Lovat per averci dato tutti questi spunti molto utili. E poi però c'è un'altra questione: questo sistema appunto basato
sul denaro e sulla sperequazione sociale, sull'iniquità che ne deriva, quindi sul profitto, sulla competizione, tutto ciò che ne deriva, potrebbe essere questa la vera causa, come lei diceva prima, di uno spirito magari corruttibile nell'uomo, quindi non endogena come causa, ma piuttosto esogena, quindi legata al sistema in cui siamo immersi. Ecco, questa è la domanda, anche perché insomma da diversi studi viene fuori un altro aspetto fondamentale dell'uomo, di come è strutturato anche il suo cervello, del fatto che sono presenti in lui i neuroni specchio, che porterebbero ad essere prosociali, alla condivisione, piuttosto che alla competizione, alla collaborazione, quindi. Ora, se noi guardiamo l'attuale sistema, più che non entrare nella questione del denaro in sé, a questo punto la metto sulla questione più elevata, se ci riesco. L'attuale sistema è fondato sulla competitività e quindi sul concetto di essere umano inteso come individuo. Mentre se noi tornassimo a ragionare sull'essere umano inteso come persona, allora dovremmo privilegiare più che non la competizione di tutti contro tutti, e quindi chi parte da una posizione di vantaggio sarà sempre sopra gli altri e tenderà a prevaricare. Torneremo invece alla dimensione relazionale, perché persona è un termine che sta proprio a indicare la relazione, concepito nel contesto della dottrina trinitaria, per definire la Trinità di Dio in ambito cristiano, è un concetto che per analogia poi viene esteso agli esseri umani, presuppone la relazione, mentre l'individuo massimizza il profitto. Ora, dall'illuminismo, che è dopo la svolta antropologica, l'ideologia generante della società attuale, oggi siamo forse in fase decadente, però ancora i dettami dell'illuminismo influenzano completamente, informano la nostra società. Le due dottrine economiche che sono scaturite sono il socialismo, economico-politico, il socialismo e il capitalismo. Leone XIII, Papa, nella Rerum Novarum, scritta nel 1891, trattò la questione in una maniera che poi, 40 anni dopo, nella quadragesimo anno, Pio XI sviluppò ancora in maniera più puntuale. Entrambi straordinari nel dire che cosa? Che un sistema socialista sa distribuire le ricchezze, ma sul medio e lungo termine non le sa produrre, e per cui è destinato a implodere. Faccio presente che Leone XIII lo diceva quasi 30 anni prima della nascita dell'Unione Sovietica, della Rivoluzione Russa. E abbiamo visto come è andata a finire. Il sistema capitalista invece sa produrre le ricchezze, ma nel medio e lungo termine non le sa distribuire, genera concentrazione di denaro e di conseguenza di potere in poche mani, aumenta le discriminazioni, aumenta quindi il disagio sociale, aumenta l'invidia, e sul medio e lungo termine è destinato a esplodere con guerre. Quindi da una parte il crollo del sistema, fame e povertà, dall'altro invece guerre, violenza, morte. Noi stiamo vedendo come a livello globale il capitalismo sta cercando sempre nuove risorse per autoalimentarsi, ma tende a distruggerle, quindi ha bisogno di ulteriori, e quindi di sottomettere nuovi territori al suo sistema. Il capitalismo è il modello dell'Occidente ed è fondato sul concetto di individuo, non su quello di persona, che sarebbe il concetto cristiano. Ecco che ripensare, non dico in chiave religiosa, ma quantomeno in chiave antropologica, il concetto dell'essere umano come persona, come essere in relazione, dovrebbe consentire di trovare la giusta via tra il socialismo, che riduce l'essere umano a ingranaggio del sistema, e il capitalismo, che invece ha la logica dei pesci, cioè il pesce grande mangia il pesce piccolo, e alla fine il pesce più grande se li mangia tutti quanti alla fine, e finisce per morire di fame pure lui. Perché il mondo è come un acquario, non è come l'oceano infinito. Cioè, a un certo punto le risorse sono scarse, finiscono. Bisognerebbe invece riuscire a privilegiare quella natura relazionale che è proprio costitutiva dell'essere umano, e attenuare la sete di profitto che
nel sistema capitalista viene costantemente alimentata dalla pubblicità, dalla propaganda, perché c'è bisogno di quel tipo di atteggiamento. Però, vede, per fare questo serve una, anche qui una grande riflessione. Dovrebbe cambiare la scuola, dovrebbe tornare indietro di qualche decennio la Chiesa, che ha perso la sua funzione di educatrice dal punto di vista sociale. Dovrebbe cambiare il sistema produttivo, tanto nell'agricoltura, quanto nell'industria, quanto nel commercio. Invece stiamo vedendo una direzione che va verso sempre più un'economia finanziaria, addirittura slegata dalle cose, e questo fa inevitabilmente precipitare nella povertà chi è strettamente legato alla res, alla roba, a un'economia reale, perché nel momento in cui viene privilegiata la ricchezza del soldo e non più della roba, perché con il soldo puoi determinare le leggi e tutte le conseguenze che ti tornano utili, tu vai a penalizzare fasce sempre più ampie della popolazione. Se poi col soldo corrompi le persone che hanno una visione della vita che è quella dei 30-40 anni che restano e quindi massimizzano per la propria famiglia, sono disposti a vendersi, tu metti al tuo servizio governanti, militari, funzionari, e questo purtroppo è il mondo che stiamo vedendo. È venuta meno non solo l'etica di tipo religioso, ma anche l'etica di tipo filosofico, laico, che invece ha retto la nostra società nella transizione dalla vecchia società medievale a quella moderna, dove chi governava comunque aveva un senso di dignità profondo. Oggi sembra proprio che abbiamo a che fare con tante meretrici, ma a tutti i livelli, e non è che poi chi si lamenta sia meglio, perché quando vediamo poi entrare nelle istituzioni per aprire la scatoletta di tonno chi si definisce puro, poi alla prova dei fatti si dimostra come gli altri, ma più ignorante. Se però mi permettete, ragazzi, chiederei al professore proprio una nota di chiusura positiva, nel senso che ci rendiamo conto che sono tempi estremamente drammatici per certi versi, ma anche molto propizi per altri, nel senso che molte persone si stanno veramente destando da un lungo sonno in questi tempi, proprio perché così drammatici, e stanno in realtà cercando di unirsi verso un paradigma totalmente nuovo. Vogliamo magari approfondire un po' meglio questa tematica? Rapidissimo, io stesso ne ho esperienza. La mia attività di conferenziere mi ha portato in tutte le province della mia terra. Io sono Veneto, quindi Veneto e Friuli, no? La vecchia Repubblica Veneta. Io in tutte le province ho contatti con gruppi che si stanno organizzando per resistere nel caso di venire emarginati. E questo è positivo perché si riscoprono non solo gli elementi di solidarietà spontanea a cui abbiamo appena fatto cenno, ma si vede anche come la creatività non sia del tutto persa. C'è gente che sta pensando di comprare terreni per l'autoproduzione alimentare, c'è gente che mette a disposizione le proprie professionalità su una base non strettamente monetaria, ma di dono reciproco, per cui senza dover misurarla quel bilancino, ma io so fare questo, tu sai fare quello, lo scambiamo, oppure dedico del mio tempo ad altre persone. Stanno fiorendo tentativi di scuole parentali, stanno fiorendo tentativi di commercio slegato dal sistema monetario, magari con studiando metodi di pagamento alternativi. Sono tutti esperimenti, ma sono interessanti perché gruppi che non sono neanche in relazione tra loro, io per esempio sto cercando di metterli tutti in relazione attraverso il fatto che io li ho conosciuti, no? Ora uno, ora l'altro, cerco di metterli in relazione perché c'è chi privilegia l'aspetto della produzione alimentare, chi quello della formazione dei ragazzini, chi quello magari dell'emanciparsi dal punto di vista monetario. Ma tutti stanno facendo degli sforzi notevolissimi. C'è chi pensa a comprare delle case, chi pensa a procurarsi legname, a chi è come sopravvivere con l'energia in caso chiudesse i rubinetti del gas. Sono tutte cose che stanno germinando spontaneamente e che lasciano ottimisti sull'essere umano. Cioè non è tutto negativo. C'è chi dorme, chi subisce passivamente, ma c'è anche chi dà ancora alla vita e alla vita di relazione un valore maggiore di quello del profitto fine a se stesso.
Grazie infinite, professor Lovat. Non si poteva chiudere meglio. Questo è un tema a noi carissimo, quello appunto della sovranità da tutti i punti di vista, quindi energetica, alimentare, dell'autoproduzione e di tutta una serie di cose che ti riportano veramente con i piedi per terra e anche le mani. E per cui grazie infinite per questa serata. Se vogliamo ovviamente aprire i microfoni, tutti quanti la ringraziamo. Grazie. Grazie professore. Tutti insieme per il suo tempo e per l'approfondimento veramente utile, credo, a noi e ai più che ci ha fatto fare questa sera. Grazie, grazie infinite. Grazie, buona serata. Spero di essere stato all'altezza e sono contento di aver parlato con voi e sono a vostra disposizione. Speriamo ci siano anche magari altre occasioni di rincontrarci. Anche in presenza, magari per un abbraccio.